Bentornati, questo è il secondo video di tutti i trend della primavera 2017. Qua sotto nel box informazioni oppure alla fine di questo video vedrete tutte le tendenze di abbigliamento. In questo video invece parleremo dei colori tendenza e nel prossimo di tutti gli accessori. Pronti? Rosa in tutte le sue sfumature, che si va dal rosa baby tenue tenue fino ad arrivare al fucsia super sparafresciato. Se siete allergiche al fucsia, non entrate assolutamente da Zara, perché Zara è completamente pieno di fucsia, cioè in tutte le sue sfumature, ed è un colore che valorizza veramente tutte le persone, da quelle più giovani a quelle meno giovani, quelle più in carne a quelle meno in carne, perché comunque dà luce, dà freschezza, dà gioventù, quindi anche basta solo un accessorio per rendere il look più austero, più fresco, più giovane e più luminoso. Per le più audaci possono abbinare il fucsia o il rosa al rosso o anche al turchese. Per quelle un po' più baby magari al bianco, per tutte le altre lo potete abbinare dal marrone, al grigio, al nero, al blu. Veramente il rosa penso sia uno dei colori più poliedrici di tutto il nostro arcobaleno. E quindi via col rosa, think pink sempre, 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 sempre e ovunque. Il secondo trend colore è il giallo. Io sono pazza del giallo. Se qualcuno mi avesse detto qualche anno fa: Gabri, tu ti vestirai di giallo e ti piacerà anche tantissimo, gli avrei detto no, 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 cioè parliamone. Invece ho riscoperto il giallo come colore super vitaminico, super energetico. Mi piace d'inverno un cappotto giallo, lo trovo super super chic. Ed estate ovviamente è super trend. E quest'anno si utilizzerà anche in primavera. Total look, un accessorio, solo la gonna, il famosissimo chiodo giallo dell'anno scorso di Zara che ha fatto furore, ecco. Se avete ancora quei tocchi di colore dell'anno scorso, tirateli fuori perché anche quest'anno saranno super trendy. Il terzo colore è quello che ha dichiarato Pantone per il 2017, che è il greenery, che è questo verde bello intenso che ricorda un po' le mele acerbe, le mele verdi appunto, che a me piacciono tantissimo, mi piacciono sia le mele che le pere verdi, belle dure, belle succose, belle un po' sprigne, ecco. Quindi questi colori un po' sprigni, questo verde bellissimo, che può essere appunto come il giallo, preso a piccole dosi, magari solo con un accessorio, per le più audaci magari anche una scarpa o una borsa, oppure anche con una maglietta o con un pantalone. Chissà se qualcuno azzarderà così tanto, oppure un maglioncino. Comunque è un colore perfetto per dare appunto energia, per dare solarità, e si abbina bene a tutti i colori. Forse col rosso no, ma neanche col fucsia, ma neanche con il bordeaux, ma anche con... Il quarto colore è il... che colore sarà? Il metallizzato! Andrà ancora tantissimo l'oro, l'argento, ma soprattutto l'oro rosa e poi tutti i colori metallizzati, che possono essere l'azzurrino metallizzato, il verde metallizzato, mi viene in mente il rosa metallizzato, tutti i colori metallizzati vanno ancora tantissimo. Se avete preso qualcosa quest'inverno di metallizzato, ecco, non fate il cambio armadio solo per loro, teneteli, perché questa primavera si vedrà tantissimo metallizzato, sia negli accessori che appunto nei capi di vestiario da usare così tutti i giorni per andare a fare la spesa o anche per le occasioni particolari. Il quinto trend colore di questa primavera 2017, come si dice a Roma, è a morte sua, cioè la morte mia, perché è uno dei miei colori preferiti. Se voi aprite il mio armadio trovate tipo 80 vestiti tutti di questa nuance, che è una nuance, un rosa nudo, un rosa carne o appunto un nudo. Infatti Mister G ogni volta mi dice sempre:
Gabri, non puoi comprare tutti i vestiti di questo colore, sembri sempre vestita nello stesso modo. Invece giuro, sono 85 vestiti, ma sono tutti dello stesso colore, anche se sono chiarissimo, anche se sono chiara, cioè di capelli, a me piace tantissimo, perché secondo me il color nude rosato dà un'aria di eleganza, di freschezza, che nessun altro colore dà. Quindi tutto sarà di colore nude, gli accessori, i vestiti, stanno bene a tutti. E poi appunto, se scegliete la nuance nude rosata, darà anche freschezza al volto. Il sesto, parliamo di stampe. Negli ultimi 4 trend ci sono le stampe. Stampe floreali e stampe botaniche? Fogliari? Come si può dire? Perché andranno, sì, ok. Che innovazione, qualcuno disse, oh, fiori in primavera, wow, quale novità sconvolgente quest'anno, avanguardia pura. Ecco, quindi andranno ancora i fiori per questa avanguardia di questa primavera 2017, ma andranno anche tantissimo le foglie, quindi tantissimo verde, che è diverso dal colore di Pantone, Pantone o Pantone, perché siamo in Italia, quindi Pantone, quindi sarà un colore diverso, perché proprio sarà un verde foglia, quindi stampe bianche con queste foglie verdi lanciate tantissimo anche da Dolce & Gabbana, oppure floreale, quindi potete scegliere, magari anche cactus, Lolla sei avvisata, foglie, fiori, cactus, foglie, fiori, cactus, foglie, fiori, cactus. Settimo, i ricami, vanno tantissimissimo i ricami, l'abbiamo visto anche quest'inverno, andavano tantissimo le camicie azzurre, abbiamo visto un'invasione da Zara, le camicie azzurre proprio da controllore, con i ricami in nero oppure con i pompon, con le nappine. Ecco, i ricami per questa primavera sono diventati colorati, quindi troviamo questi ricami stupendi che abbiamo visto anche nelle sfilate di Gucci. I jeans con tutti i ricami floreali, appunto le camicie con tutti questi ricami floreali, stanno tornando le farfalle, sono tornati gli animali, appunto i serpenti, sono tornati i serpenti, le tigri, gli elefanti, appunto le farfalle, tutto quello che riguarda il ricamo è quest'anno un super trend, quindi sì a tutto quello che è ricamato. Ci piace? Ah, dipende. Parliamone. L'ottavo trend è un trend anni 90, quindi per me no, passiamo subito al trend 9. No, perché so che tantissimi amano gli anni 90, il look anni 90, quindi parliamo delle toppe. Io odio le toppe, odio tutte le pins, cioè odio tutte le spille fatte a toppe. Veramente no, ma sapete perché? Perché quando ero piccolina e compravo qualcosa di nuovo, magari un jeans, io so che, cioè sapevo che quando indossavo il jeans nuovo per la prima volta cadevo e lo rompevo sulle ginocchia, quindi mia mamma, per non buttarlo via, è nuovo, me l'ha messo da 12 minuti, mi metteva le toppe sulle ginocchia. Si faceva forse solo negli anni 90 o si fa ancora adesso? Non lo so, ditemelo se si fa ancora adesso. E quindi io odio tutte le toppe perché mi ricorda tutti i pantaloni nuovi con le toppe sulle ginocchia. Però vabbè, lo so, vanno tantissimo ancora le toppe sui giubbotti jeans, sui pantaloni, sulle magliette, sugli abiti, ovunque toppe. Io odio le toppe, odio, odio le toppe, le odio. Il nono trend non è mai passato di moda dagli anni 50. Mi ricordo Audrey Hepburn che aveva questo vestito. No, che Audrey Hepburn? Brigitte Bardot! Brigitte Bardot è proprio l'icona della stampa Vichy. Stampa Vichy? Non è una stampa. Della fantasia Vichy. Praticamente sono questi quadrettini molto piccolini, bianchi e neri, bianchi e azzurri, bianchi e rosa, che fanno un po' baby. Quest'anno vanno tantissimo quelli bianchi e neri. Li abbiamo visti quest'estate sulle bellissime ballerine Miu Miu, che tanti di voi odiano, che io ho comprato, che mi piacciono tantissimo. Ecco, uno dei nastri era proprio così, Vichy bianco e nero, e adesso va tantissimo anche questo. Se siete allergici alla stampa, alla fantasia Vichy, non entrate da Zara, non entrate in nessun negozio trendy
H&M o Bershka o Stradivarius o tutti questi di queste grandi catene, perché è pieno di Vichy, soprattutto bianco e nero, quindi state alla larga. L'ultimo trend, il decimo trend, è pois, pizzo e righe colorate. Lo raggruppo in un'unica cosa: il pois penso che non sia mai passato di moda, il pois va sempre tantissimo. Quest'anno diventa pois bianco e nero o nero e bianco, quindi non è un pois colorato. Il pizzo, vabbè, l'abbiamo visto veramente in tutti i colori possibili e immaginabili, stampato oppure anche proprio come pizzo, proprio come tessuto. E le righe colorate lanciate da Balmain penso l'anno scorso, 2 anni fa, queste righe colorate che piacciono tantissimo. Se anche voi amate il colore, buttatevi sulle righe colorate, sarete super trend per questa primavera 2017. Questi sono tutti trend, fantasie e colori appunto di questa primavera. Adesso, mi raccomando, andate a vedere il primo trend di tutti i trend di questa primavera, oppure anche gli accessori. Comunque qua sotto nel box informazioni vi lascio tutto, oppure ve li lascio qui. Se vi piace questa tipologia, un bel pollice in su, iscrivetevi per non perdere tutti i prossimi video. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!